i continui scambi di merci e persone hanno come conseguenza negativa la movimentazione involontaria di numerose specie animali e vegetali che, arrivate incidentalmente in un nuovo ambiente, possono moltiplicarsi e diffondersi, creando a volte forti squilibri per gli ecosistemi. Negli ultimi anni, in Lombardia, sono arrivate e si sono diffuse alcune specie di insetti particolarmente pericolose, come il tarlo asiatico, il cinipide del castagno e la diabrotica del mais. Il cinipide galligeno del castagno, Bryocosmus coryphyllus, è una vespetta originaria della Cina, segnalata per la prima volta in Europa nel 2002 e in Lombardia nel 2006. È un parassita specifico e si sviluppa esclusivamente sulle piante di castagno. La popolazione adulta dell'insetto è costituita solo da femmine, dall'aspetto di piccole vespe, con il corpo di colore nero, grosso addome e zampe giallo-brunastre. Completa il suo ciclo vitale in un anno. I maschi risultano assenti e dalle uova hanno origine solo femmine. Le giovani larve passano l'inverno all'interno delle gemme, che alla ripresa vegetativa si trasformano in galle, escrescenze tondeggianti con una superficie liscia e lucida, dapprima verdi e successivamente rossastre. Le galle sono caratteristiche, ben visibili sia sulle foglie sia sui germogli. Possono causare il blocco dello sviluppo vegetativo dei getti colpiti e la riduzione della fruttificazione per la mancata produzione dei fiori. Il cinipide del castagno è arrivato in Lombardia presumibilmente tramite piantine di castagno infestate e, purtroppo, in pochi anni, si è diffuso in tutti i nostri boschi, creando un comprensibile allarmismo. Per la sua pericolosità, noi del Servizio Fitosanitario consideriamo il cinipide del castagno tra gli organismi da quarantena, per i quali vengono attivate iniziative di controllo obbligatorio. Considerata la scarsa efficacia degli insetticidi, a fronte di un impatto ambientale elevato, la lotta biologica rappresenta attualmente la soluzione più indicata. Abbiamo quindi scelto questo tipo di intervento, rilasciando fin dal 2008 nei boschi lombardi un insetto antagonista, l'Himenottero Torimus sinensis, originario della Cina, che col tempo ci porterà ad un controllo biologico dell'insetto, come già avviene in Giappone. La diffusione del cinipide e del suo parassitoide viene costantemente tenuta sotto controllo dai nostri ispettori fitosanitari. Se vuoi conoscere meglio questo insetto e la nostra attività, puoi visitare i nostri siti internet o scriverci una mail.